mattina sotto il municipio e poi aver avuto un incontro con il comitato per dire fondamentalmente tre cose. La prima, come siete qui oggi, la sala c'è stata richiesta e l'abbiamo messa a disposizione, siccome rappresentate una parte consistente dei cittadini di questa città che hanno un grave problema in questo momento, sapete anche che per tutti gli incontri di aggiornamento che dovessero essere necessari fino alla soluzione completa e positiva che auspichiamo di questa vicenda, gli spazi del Comune saranno a vostra disposizione, come è successo questa sera. La seconda, ma perché è un vostro diritto, siete cittadini, ed è giusto che sia così. La seconda è che, come sapete, stiamo tutti quanti lavorando con l'amministratore sulla base anche delle manifestazioni di interesse che sono pervenute, che sono giudicate positive e interessanti, per tutelare innanzitutto due cose: il vostro prestito sociale, i piccoli risparmiatori, i 17.000 piccoli risparmiatori di questa città, che va tutelato integralmente, e l'occupazione delle cooperative operarie, quindi i posti di lavoro, che sono un problema sociale estremamente importante, così come estremamente importante il problema sociale, diciamo, dell'incertezza che questa vicenda ha creato sul vostro risparmio. Quindi, per quel che ci riguarda il Comune, poi lo dirà la Regione, insieme con l'amministratore, e cercando evidentemente anche di impegnare gli altri soggetti che possono dare una mano per i piani industriali necessari, vogliamo che da questa situazione si esca senza nessun danno per voi che siete qui in questa sala oggi e per tutti gli altri che oggi non sono con voi, ma che in qualche modo idealmente sono rappresentati in questa assemblea. La terza cosa, sappiamo che questo ha avuto anche delle ripercussioni sulla capacità di spesa di molte famiglie, di molte persone che facevano conto sulla disponibilità di queste risorse risparmiate, magari di piccoli prelievi, per poter far fronte a tante situazioni, tra cui pagamenti di tasse, pagamenti di imposte e così via dicendo. Non è che possiamo far molto in questo momento, ma il comitato mi aveva interpellato in questo senso, io mi ero impegnato a dare una risposta. Allora, il Comune intanto nei prossimi giorni delibererà un invio generalizzato, perché ovviamente poi generalizzato per tutti i cittadini, oppure non può essere un invio per alcuni e non per altri, un invio generalizzato della scadenza della TARI del 30 di novembre. Questa scadenza sarà prorogata alla fine di febbraio, questo evidentemente viene a essere un sollievo per tanti, un sollievo per chi magari fa fatica a pagare le tasse e non ha neanche risparmi, un sollievo magari per le imprese che hanno subito i danni dell'alluvione due settimane fa, ed è un sollievo anche per i tanti fra di voi che magari contavano sul fatto di poter andare agli sportelli della Coop, fare un prelievo e poter adempiere in questo caso al pagamento di questa imposta, no? Ecco, non ci sarà la scadenza del 30 novembre, la scadenza del 30 novembre sarà per intanto prorogata al 28 di febbraio. È chiaro che noi siamo fiduciosi sul fatto che nelle prossime settimane, quindi da qui alla fine dell'anno, maturino tutte le condizioni perché il vostro credito sia interamente tutelato. Ecco, queste sono le cose che io volevo dirvi. Per il resto, il promotore, il comitato sa che mi può incontrare in qualsiasi momento, così come quando dovesse essere necessaria per una riunione di aggiornamento sarà nuovamente disponibile questa sala. Ho parlato stamattina anche con l'amministratore, con l'avvocato Consoli, che mi pare sta seguendo in maniera estremamente scrupolosa ed estremamente seria questa vicenda per cercare di portarla ad una soluzione. È chiaro che l'avvocato Consoli può, data la delicatezza della sua posizione,
parlare solamente in questo momento attraverso comunicati, attraverso comunicazioni ufficiali e non può intervenire a dibattiti, ad assemblee, a cose di questo tipo, però sappiate, ve lo dico anche questo, che sicuramente è impegnato perché da questa vicenda si venga fuori senza un danno per la nostra comunità. Grazie e buon proseguimento di assemblea.